La vera emergenza in questi giorni è proprio questa da virus respiratorio sincitiale, che ha portato nel giro di 2 settimane a un sovraffollamento del pronto soccorso. Noi attualmente vediamo circa 300 pazienti al giorno che arrivano nel pronto soccorso. L'80% di questi presenta questa sintomatologia respiratoria che è legata grosso modo al virus respiratorio sincitiale. Per quanto riguarda il Covid, noi a differenza di quello che è un aumento generale dei contagi che si registra in regione e che in qualche modo comprende anche i bambini, noi non abbiamo un aumento delle ospedalizzazioni. Ovvero in questo momento, tranne il bambino ricoverato in terapia intensiva, non abbiamo altri bambini ricoverati per Covid all'interno dell'ospedale. Il virus respiratorio sincitiale non è un virus nuovo, è un virus che noi abbiamo sempre visto, è fonte di periodiche epidemie annuali, solo che quest'anno non solo l'epidemia è stata molto anticipata, di solito questo picco noi lo osserviamo tra il mese di gennaio e febbraio, invece si è proprio molto anticipato, ma poi secondo noi, almeno per quella che è la nostra sensazione iniziale, è aumentata anche la virulenza con cui il virus si presenta e si manifesta e dà sintomi clinici. Quindi clinicamente i bambini stanno leggermente peggio che del solito, colpisce molto i lattanti, i neonati, che hanno le difficoltà respiratorie maggiori e quindi hanno bisogno spesso di un'assistenza ospedaliera perché hanno bisogno di un supporto di ossigeno. Non c'entra il Covid in se stesso, c'entra purtroppo il fatto che il distanziamento generale ha portato a una immunocompetenza limitata e quindi in ritardo di circa un anno. Per cui i bambini che poi hanno una risposta anticorpale e più aspecifica rispetto agli adulti hanno un sistema immunitario che ogni anno si allena a combattere le infezioni virali. Sono stati per un anno fermo, quindi il sistema immunitario non si è allenato e ora si trova a dover combattere un virus e una serie di virus respiratori, non solo il virus sincitiale, per cui è scoperti da ogni punto di vista per quanto riguarda la protezione che generalmente loro hanno. Queste sono infezioni virali, voglio ricordare che il virus respiratorio sincitiale ha una contagiosità altissima e si manifesta in tutte le fasce di età, dagli adulti ai bambini. Negli adulti viene con un semplice raffreddore e ai bambini e soprattutto ai più piccoli invece può dare problemi respiratori anche gravi. Allora le precauzioni di tutte le infezioni virali sono sempre le stesse. Distanziamento, mascherina, lavaggio delle mani, ma soprattutto per quanto riguarda i neonati e i lattantini molto piccoli, evitiamo il passaggio di braccio in braccio. Questo è uno dei motivi che può causare le infezioni anche in maniera insospettabile e inaspettata. Se un adulto è leggermente raffreddato, può incubare un virus respiratorio sincitiale che trasmesso al bambino ci darà una situazione clinica anche grave. Il sintomo del virus, i sintomi respiratori che sono generalmente iniziano tutti allo stesso modo, come un raffreddore, poi dopo può andare il bambino in una forma di peggioramento clinico o meno. Questi sintomi vanno in qualche modo interpretati con il proprio pediatra di riferimento. Il pronto soccorso, perché poi diventa un luogo come adesso di sovraffollamento, è anche una situazione critica e il sovraffollamento non si riesce mai a fare un distanziamento importante, per cui quella può essere la fonte anche di contagio di altre patologie. Il pronto soccorso va riservato ai casi gravi, va riservato alle insufficienze respiratorie importanti, ai bambini che presentano affanno, che presentano dispnea, che non mangiano, che non si alimentano, che sono abbattuti. Questi bambini dovrebbero avere accesso al pronto soccorso, ma sempre previo valutazione e controllo del medico curante. Il virus sincitiale è curabilissimo, terapie generalmente, come tutte le infezioni virali, sono di supporto. Quindi una terapia reidratante, una modica aerosolterapia quando questa è necessaria e soprattutto la pulizia delle narici, la gestione delle prime vie respiratorie. Ma queste sono cose che conoscono molto bene i pediatri di famiglia, per cui è necessario che chiunque ha il sospetto, ha la paura, ha il dubbio che il bambino, che il proprio figlio possa essere in qualche modo contagiato, si deve rivolgere al pediatra di famiglia che opportunamente farà le sue valutazioni cliniche e deciderà di volta in volta la modalità migliore di gestione.